Poracci, dobbiamo parlare assolutamente di Stray. Per me si tratta senza dubbio di una delle produzioni più interessanti di quest'anno, un prodotto che ha saputo stregarmi e affascinarmi dall'inizio alla fine. Credo ci sia bisogno di iniziare a affrontare criticamente anche questi titoli minori che non hanno nomi altisonanti alle spalle o budget da produzioni AAA, ma che sono comunque in grado di regalare esperienze complesse e stratificate. Nonostante l'inclusione all'interno del Plus e la spinta di interesse generata dal suo protagonista felino, ho l'impressione che il dibattito intorno al titolo si sia appiattito immediatamente, in particolare in Italia, dove il gioco è stato bollato come interessante ma imperfetto, carino ma trascurabile. Ecco, non sono qui per dirvi che Stray è un capolavoro, ma sono sicuro che non dovrebbe essere trascurato, perché dietro a un'idea simpatica c'è un lavoro enorme di game design e di suggestioni estetiche che non possono essere ridotte al gioco col gatto dove fai cose da gatto. Quindi, prima di iniziare un video ricco di sconnessi vaneggiamenti su una produzione indie uscita fuori dal nulla, l'invito è sempre lo stesso. Smettetela di leccarvi i baffi e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link sono in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! I momenti introduttivi di Stray sono abbastanza ingannevoli. Le prime sequenze ci presentano la vita di un gruppo di gatti randagi immersi in quello che sembrerebbe un paesaggio urbano ormai abbandonato da tempo e in cui la natura ha ripreso il totale controllo anche delle strutture artificiali. Tra interazioni gattesche e salti acrobatici ci ritroviamo subito di fronte a quella che sembra essere un'esperienza estremamente lineare e guidata, e ci sono alcune fondamentali scelte di game design che inizialmente mi hanno fatto storcere il naso. Vedete, immaginando un gioco con protagonista un gatto, la prima cosa che viene in mente è un gameplay incentrato sulle acrobazie feline, magari un platform in grado di restituire l'adrenalina, di concatenare una serie di passaggi in spazi angusti e vertiginosi passaggi tra tetti e strutture pericolanti. In fondo abbiamo visto come negli ultimi decenni ci siano stati sempre più esempi di gameplay dinamici in grado di restituire un feeling corretto del parkour cittadino, indipendentemente dall'ambientazione di gioco. Eppure ci si rende conto che in Stray tutto questo è assente e l'esplorazione è molto guidata e lineare. Non esiste infatti un salto libero, ma solo la possibilità di interagire con diverse superfici e oggetti che una volta entrati nel nostro raggio di azione diventano raggiungibili. Non c'è alcuna possibilità di sbagliare i salti né l'eventualità di cadere da una sporgenza, visto che il gatto rimarrà saldamente ancorato al terreno calpestabile. L'esplorazione in Stray è qualcosa di molto simile a quanto visto in Uncharted in termini di meccaniche, ma con una sostanziale differenza. Mentre nell'action adventure di Naughty Dog ogni passaggio è guidato e lineare e tutto funzionale all'attivazione di sequenze scriptate pensate per cogliere di sorpresa il giocatore che altrimenti andrebbe avanti senza alcuno stimolo, in Stray gli ambienti sono molto più organici e coerenti e non ci sono evidenti elementi posizionati negli scenari solo per risultare funzionali al gameplay. Avete presente, no? Quando in un action adventure entrate in una zona con tutti i muretti bassi, sapete già che si tratterà di un'area dove ci sarà uno scontro a fuoco che richiederà l'utilizzo delle coperture. Così come molto spesso è facile individuare il percorso da seguire seguendo elementi posizionati lì, chiaramente per essere utilizzati dal giocatore: piante rampicanti, comodi mattoni, mattoncini sporgenti e via dicendo. Beh, tutto questo in Stray è mascherato alla perfezione perché non c'è un vero limite al nostro salto, se non quello della distanza. Disattivando gli indicatori a schermo si ottiene effettivamente l'illusione di una libertà esplorativa che non richiede alcuna abilità tecnica al giocatore, ma comunque presuppone una certa capacità di pianificazione negli spostamenti. Questa è in realtà una caratteristica che emerge con molta più fermezza dopo le fasi iniziali, ma come dicevo, l'incipit di Stray è in un certo senso ingannevole, perché è strutturato in modo così lineare da avvicinare la produzione al territorio dei cinematic platform piuttosto che a quello degli action adventure puri. Rispetto a un Inside o a un Little Nightmares, manca la struttura da trial and error che è un po' croce e delizia di tutto il genere, ma c'è esattamente quella progressione lineare che, seppur riportata nelle tre dimensioni, permette agli sviluppatori di raccontare una storia semplicemente attraversando il paesaggio. In tutto questo primo segmento tutorial che precede l'incontro con il robottino B12, abbiamo un primo assaggio di quelli che sono i veri punti di forza di Stray, condensati in una lunga sequenza
differenza dal taglio cinematografico che non ha nulla da invidiare a produzioni da ben più alto budget. L'uso dell'illuminazione, la direzione artistica, il level design e in definitiva le scelte registiche permettono di regalare un primo impatto folgorante con il mondo di gioco, ma che risulta anche estremamente funzionale nell'impostare le aspettative del giocatore. Stray è un gioco silenzioso e il punto di vista del giocatore è sempre esterno rispetto all'ambientazione che attraversa. Anzi, forse mi spingerei a dire che il gatto è il pretesto perfetto per creare un avatar completamente indifferente a tutto il mondo che lo circonda, uno spettatore privilegiato e disinteressato del contesto, che riutilizza le strutture cittadine solo come punti di appoggio e non come luoghi specifici. Quindi non abbiamo una vera storia, una missione, persino un nome e all'inizio anche una voce con cui interagire con gli strambi automi che popolano questo distopico futuro dove l'uomo sembra non avere più spazio. Siamo un organismo in un contesto dove la vita è assente forse da secoli, un felino tra robot che si pongono quesiti di stampo esistenzialista, eppure quasi mai si interrompe l'illusione del role-playing puro, l'immedesimazione di trovarci lì in un contesto estraneo e alieno da visitatori privilegiati. Siamo dei gatti e stiamo bene ovunque, senza dipendere da nessuno. Siamo randagi, stray, quindi attraversiamo senza mai abitare nessun luogo. Sono dell'idea che per quanto sia perfetta la scelta del gatto protagonista, per me il vero fulcro di tutta l'esperienza è l'esplorazione. Una volta incontrato B12, il gioco introduce così il classico tramite degli action adventure che collega il protagonista silente con l'ambiente che lo circonda. Pensate a Navi per Link o a Issun per Amaterasu, B12 ricopre lo stesso identico duplice ruolo. Da una parte permette di mantenere integra l'immedesimazione del giocatore col protagonista, donando però una voce e uno scopo all'incedere del gioco. Dall'altra permette di minimizzare la rottura della quarta parete, impersonificando tutti quegli elementi, tipicamente videoludici, necessari al corretto svolgimento del gioco. Con B12 abbiamo quindi la possibilità di attivare le quest del gioco, di interagire con gli abitanti del mondo, ma anche di contenere menu e HUD all'interno di una figura che diventa una vera e propria estensione del giocatore. È da questo incontro, insomma, che Stray inizia a esprimere tutto il suo vero potenziale. Sono interessanti le sequenze scriptate come quella introduttiva, decisamente meno riusciti gli inseguimenti e le fasi stealth, ma è quando Stray diventa un adventure puro, lasciando da parte l'action in favore della libertà di esplorazione, che sì, mi sono innamorato di questo gioco. È impressionante pensare che un gioco come Stray sia stato messo in piedi da un piccolo studio francese al suo esordio. Se vogliamo però, il talento di B12 si inserisce proprio in quella scuola francese di grandi maestri del cinematic platform, sembra quasi il naturale proseguimento della potenza visionaria di un Eric Chahi declinata però sotto nuove coordinate. Credo sia veramente riduttivo rimandare l'estetica di Stray al cyberpunk, un filone con cui in realtà condivide poco o niente. Nel mondo di gioco non c'è nessun conflitto attivo tra uomini e tecnologia, non c'è nessun intrigo socio-politico tra fazioni e mega corporazioni, e la società iperavanzata non è sull'orlo di un collasso. Quello di Stray è semplicemente un mondo post-apocalittico dove l'uomo e la tecnologia hanno già fatto il loro corso e ora sopravvivono solo le rovine di una civiltà che ormai si è autodistrutta. Non c'è nulla di originale nella potenza visiva del post-apocalittico di Stray e sono infiniti rimandi che si possono ammirare nella composizione di questo immaginario. L'architettura della città sommersa ricorda i bassi fondi di Midgar di Final Fantasy VII, le zone infestate dalla spazzatura e dai suoi organismi ostili, le aree più contaminate di The Last of Us, mentre gli abitanti delle città riprendono le sembianze dei protagonisti di Saga di Vogn, mentre si pongono dei quesiti esistenziali usciti direttamente dalle battute iniziali di un Nier Automata. E questo se vogliamo rimanere ancorati al mondo videoludico, ma il passaggio al cinema è immediato e ancora più vasto. Come non rivedere l'ambientazione e i temi ecologisti di Wall-E, ma anche le atmosfere cupe e neo-noir di Dark City, nel continuo rimando nostalgico a un oltre pieno di luce, lontano dal claustrofobico buio di una città che non conosce più il giorno. Ma appunto si tratta di suggestioni, non aspettatevi nessun trattato filosofico sulla dicotomia uomo-macchina né chissà quale trama complessa e ricca di colpi di scena, ma più che altro l'esistenza di un mondo coerente, affascinante, nostalgico e unico.
Dal post-apocalittico al post-moderno è un attimo, e proprio quella prospettiva privilegiata del protagonista felino di cui parlavamo prima è il collante che unisce quest'infinità di suggestioni estetiche e narrative in degli agglomerati urbani ristretti ma densissimi, in degli scorci desolati ma che invogliano all'esplorazione e in dei momenti di vita di cui siamo spettatori e mai veramente protagonisti. Giocando a Stray mi è tornato in mente questo stranissimo action-adventure uscito su Wii chiamato Deadly Creatures. Qui al giocatore era chiesto di prendere il controllo di due schifosissime creature, una tarantola e uno scorpione, in una sequenza di livelli, alcuni più action, altri più stealth, in cui ci si ritrovava a combattere per la sopravvivenza con numerosi altri insetti e schifezze del genere. Di base non c'era veramente nulla che giustificasse la progressione all'interno dei livelli se non il fatto di essere degli insetti. Deadly Creatures era un gioco realistico che non umanizzava in nessun modo i suoi protagonisti, ma introduceva allo stesso tempo una narrativa scollata dalla prospettiva dei protagonisti che faceva inizialmente da sfondo all'avventura principale. Mentre si progrediva nel gioco, si diventava testimoni, in disparte, di una storia di vendetta e tradimento tra due cercatori d'oro e, per una serie di coincidenze, la lotta tra le due creature si intrecciava con il destino degli uomini. In un continuo cambio di prospettive si veniva a creare così una narrativa estesa e avvincente che riusciva a giustificare l'incedere istintuale e violento della tarantola e dello scorpione. Per me la potenza di Stray risiede proprio in un'impostazione molto simile. Da gatti possiamo attraversare, esplorare e rigirare a nostro favore tutto l'ambiente di gioco e tutto quello che è presente, tanto nelle sezioni più lineari quanto in quelle più di ampio respiro, non è assolutamente pensato per il nostro punto di vista, eppure riesce a diventare, in modo fluido e convincente, un mezzo per raggiungere i nostri obiettivi. Le ambientazioni sono tremendamente affascinanti, la musica poi è sublime, ma è il modo in cui possiamo esplorare, il modo in cui possiamo vivere questi scenari, che ha aggiunto per me un ulteriore livello di apprezzamento che non trovavo da molto tempo in un videogioco. Essere gatti fino in fondo significa però anche mantenere un certo distacco dai personaggi che ci circondano e dalla storia che si dipana attraverso i ricordi sparsi per la città, e sono convinto che molti saranno rimasti con l'amaro in bocca una volta assaporato un finale così aperto, distaccato e inconcludente. Eppure io ho trovato molto più forzate le interazioni quasi umanizzate del gatto con alcuni protagonisti, l'affacciarsi verso la fine di alcuni sentimenti umani necessari per caricare di pathos la narrativa, ma che rompono l'immedesimazione con un protagonista che rimane pur sempre un gatto, e altre dissonanze che in un modo o nell'altro ti ricordano che tutto ruota intorno a te e alle tue azioni. Quindi sì, è più che altro un problema di aspettative e di approccio a un titolo che rimane un'opera contenuta e breve, per nulla pretenziosa, e che difficilmente saprà restituire lo stesso impatto emotivo di quei titoli che solitamente portiamo sotto l'etichetta di esperienze cinematografiche. Eppure durante questo video vi ho parlato principalmente dei rimandi e delle suggestioni che mi sono venuti in mente giocando a Stray, perché l'innovazione a tutti i costi, la spettacolarità, l'impatto emotivo non sono parametri necessari per la buona riuscita di un videogioco. A volte è il collante stesso, la capacità di unire mondi così diversi tra loro sotto un'unica bandiera, a esercitare un fascino incredibile e a permettere di rimanere suggestionati anche di fronte al già visto, al semplice, al banale. E sono queste piccole esperienze che per me vanno provate a tutti i costi. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!